Un saluto a tutti amici e bentrovati nel mio canale. Quest'oggi facciamo una prova di ricarica del Redmi Note 5 della Xiaomi. Questo dispositivo con uno Snapdragon 6,36 e una batteria integrata da 4000 mAh dovrebbe avere una carica rapida Quick Charge 3.0 della Qualcomm, ma in dotazione viene dato un alimentatore standard da 5V 2A. In questo caso voglio fare una prova con voi per vedere veramente che cosa si riesce ad avere da questo dispositivo come velocità di carica. Quindi andrò ad applicare il mio misuratore di carica USB applicato al suo trasformatore, quindi l'alimentatore originale. Andiamo a verificare l'attivazione in questo caso, della carica rapida o meno dal parte del dispositivo. In questo caso andiamo a resettare il dispositivo. Come vedete qui c'è un 5V, utilizzerò il suo cavo in dotazione, quindi il cavo standard micro USB dato con il dispositivo. Andiamo ad effettuare la prima ricarica con il suo caricatore, quindi originale, in questo caso fornito nella scatola in dotazione. Andiamo a verificare che durante la ricarica questo dispositivo dovrebbe non effettuare la ricarica rapida, ma effettuare una ricarica con 5V 2A circa, quindi non una carica rapidissima. Allora, il dispositivo inizia a caricare. Come vedete, a livello in questo caso di display, se riuscite a leggere, non so se si riesce. Abbiamo circa 1,6 A con 5,34 volt in questo caso dati dall'alimentatore originale, e vedete in questo caso il simbolino della ricarica è un simbolo standard, quindi abbiamo 1,6 A con 5,3 volt di tensione applicata. Togliamo il nostro trasformatore, mettiamo un trasformatore in questo caso Quick Charge 2.0 della Qualcomm. Questo è un AUKI preso su Amazon qualche tempo fa. Andiamo ad attivarlo quindi con il dispositivo. Andiamo a verificare se c'è un cambio. In questo caso c'è un cambio della eliconcina, come vedete, e passa la tensione a 8,8 volt, quindi un 9 volt circa 1,32 ampere, quindi un 9 volt 1,3 ampere circa, quindi una ricarica Quick Charge 2.0 come diciamo da alimentatore applicato. Andiamo a togliere questo e utilizziamo un Quick Charge 3.0. In questo caso è un Quick Charge che abbiamo preso sempre, diciamo, su Amazon. Andiamo a vedere la differenza. Vediamo se si attiva la ricarica veloce. Anche qui, come vedete, si attiva la ricarica Quick Charge, e andiamo a vedere la differenza. Con questo dispositivo abbiamo circa 8 volt 1,44 ampere. Dispositivo in carica rapida. Per conferma effettuiamo l'ultimo test con un altro alimentatore Quick Charge 3.0 tripla presa. In questo caso verifichiamo la presa abilitata con il Quick Charge, andiamolo a collegare all'alimentazione e verifichiamo anche qui la tensione e se si attiva il simbolo della ricarica rapida. Simbolo della ricarica rapida, come vedete, attivato. In questo caso abbiamo sempre un 7,83 volt con 1,54 ampere, vedete. Quindi come il precedente. In questo caso il dispositivo Qualcomm Snapdragon 636 Redmi Note 5 riesce ad utilizzare la ricarica rapida, ma non la Quick Charge 3.0, ma la Quick Charge 2.0. Probabilmente anche qui è una questione, diciamo, di tecnologie e di diciamo implementazione anche del firmware della batteria, ma rispetto alla sua carica standard con il 5V 2A sicuramente riuscirete ad ottenere almeno un dimezzamento dei tempi di carica. Quindi grazie a tutti per la visione. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale, e se volete acquistare il Redmi Note 5 della Xiaomi, vi metterò dei link di acquisto, anche in questo momento ci sono delle promozioni, e mi raccomando, cliccate il link, aiutate il canale. Grazie ancora, alla prossima recensione. Ciao ciao!